La prima volta che ho provato a scrivere non avevo nulla di cui scrivere. Non avevo pensieri, non avevo neppure le parole. Ma via via che ho arricchito il mio vocabolario, ho riconosciuto nelle mie esperienze qualcosa di più che dei semplici quadri. E ne ho trovato finalmente l'interpretazione. Pietro Marcello, in gara con Martin Eden, reinventato, trasportandolo dalla California alla Napoli e fornendoci una carrellata nel nostro Novecento. Perché? Perché innanzitutto questa è un'idea che è nata con Maurizio Braucci, che mi ha fatto leggere questo libro 20 anni fa e che mi disse: leggi questo libro, l'ho letto anch'io e ti piacerà. E dopo 20 anni abbiamo deciso di realizzare Martin Eden insieme e abbiamo liberamente trasposto il romanzo perché dovevamo raccontare una storia che era più nostra. Abbiamo pensato al sud, abbiamo pensato a Napoli, abbiamo pensato all'Italia, questa lingua di terra nel Mediterraneo. E innanzitutto per noi è stato un grande laboratorio di sperimentazione. In un certo senso l'abbiamo realizzato anche stato di grazia, e questo anche grazie al mio protagonista, ovvero Luca. Detto che assolutamente doveva essere Luca Marinelli Martin, e per cui quanto è stato facile entrare in un'idea molto precisa a cui evidentemente, come appena detto, hai messo anche molto di personale. Ma per me è stato facile entrare in quest'idea, come è stato facile avvicinarmi a lui, frequentarlo, conoscerlo, non lo so, per me è stata una fortuna fare la sua conoscenza, diventare amici. E poi penso che avevamo dietro un'emozione talmente forte di questo libro e di questa sceneggiatura poi, che ci siamo connessi in qualche maniera. Tutto questo gruppo si è connesso su questa gigantesca emozione che faccio quasi difficoltà ad esprimerla a parole, anche perché per me è stato un sentimento che mi ha guidato durante questo film, ma che non saprei riportare in forma scritta. Questo è stato il nostro anello di unione. Una parabola di riscatto, di ricerca di sé attraverso la cultura, attraverso la possibilità di fare un salto che è anche un modo per arrivare a un cambiamento sociale. E tutto questo è raccontato anche attraverso un uso del repertorio veramente molto particolare. Ma io ho sempre lavorato con i repertori, amo lavorare sui repertori, è semplicemente l'evoluzione naturale del mio cinema di continuare a farlo come l'ho sempre fatto, e in un certo senso anche quello che dice Luca è stato un lavoro di gruppo, dove eravamo tutti insieme e abbiamo potuto sperimentare in completa libertà, e questo è il cinema e questo è l'amore per il cinema, di fare un cinema libero, diverso, nuovo, possibile. Agli occhi di Marinelli, dovessi descrivere rapidamente in una frase qual è l'ansia che spinge questo ragazzo, quest'uomo? Beh, non è un'ansia, è proprio una gran voglia di curiosità, di scoperta, questo fatto di avventura che lo porta, come diceva Jack London, questa è la cosa più vicina a un'autobiografia della sua vita. Lui vuole percorrere questa strada, vuole riscattare se stesso, vuole raggiungere lei, poi la supera, poi si supera e va sempre più avanti. Ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava dentro, che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede. Insomma, voglio fare lo scrittore.